Tre istituti, il Canova, l'Artistico e il Palladio, hanno unito le forze ed hanno realizzato un progetto inclusivo, ognuno con la propria specificità e competenza. Studenti che hanno realizzato un parco accessibile a tutti. Da 2 anni lavoriamo con loro. Lavoriamo prima diffondendo una cultura dell'inclusione, quindi conoscendo di più le disabilità che non sono solo motorie, sono cognitive, sono sensoriali. I ragazzi hanno imparato cosa vuol dire muoversi in città con delle difficoltà e da lì è nata poi con la loro creatività la proposta di questa mostra. Il percorso è stato promosso dall'amministrazione comunale assieme al Disability Manager. I ragazzi prima hanno studiato i temi della disabilità, poi hanno sperimentato di persona cosa significhi spostarsi nei percorsi pedonali, simulando con dispositivi e ausili i diversi tipi di disabilità motoria e sensoriale. Tutte le opere possono essere viste, toccate, sia da persone che camminano o anche in carrozzina, proprio grazie a un certo tipo di percorso, comunque a uno studio dell'area molto accurata e studiata per tutti. Un'esperienza concreta e positiva per gli studenti. Positiva perché ci ha permesso di coinvolgere i ragazzi in una progettazione di tipo partecipato e quindi essere protagonista nella costruzione di una città futura inclusiva. I giovani hanno studiato, lavorato e presto il progetto sarà realizzato. Queste tre realtà, geometri, liceo artistico e liceo classico, in multidisciplina abbiano amalgamato e fuso un progetto veramente interessante e coerente che sarà posto all'interno del più grande progetto che stiamo facendo noi per il recupero complessivo delle cinta muraria. Cambiamo approccio, precisa il sindaco Conte, non persone affette da disabilità ma persone con personalità. Credo che il cambio di paradigma nei confronti della disabilità stia anche nel smetterla di riservare dei posti a delle persone che hanno dei problemi. Io preferisco riservare dei posti, delle passerelle, delle opportunità a persone che invece hanno delle caratteristiche in più rispetto ai normodotati e per esempio una di queste caratteristiche potrebbe essere appunto la personalità. I progetti sono stati esposti a Casugana, la mostra dei lavori dei ragazzi sarà visitabile fino all'11 giugno.